L'obiettivo è semplicemente finire quello che è il progetto come è stato autorizzato dalla Regione Toscana, quindi il completamento della centrale di recupero totale, che nell'arco dei prossimi 15-24 mesi avrà completata anche la linea da 75.000 tonnellate. Questo consentirà di processare all'interno di questa linea gli scarti della lavorazione dei rifiuti. Sono così iniziati a Sanzeno i lavori per il completamento dell'ultima sezione della nuova linea di recupero energetico L75. Il completamento della centrale di recupero totale servirà ad eliminare 120 tonnellate al giorno di scarti della lavorazione dei rifiuti che ancora oggi dall'impianto di Sanzeno devono essere trasportate alle discariche in base alla disponibilità di quest'ultime. L'impianto di recupero totale dei rifiuti di Sanzeno ad oggi tratta più tonnellate di quelle che riesce a recuperare, cioè la raccolta differenziata è aumentata in maniera così importante che arriva organico in grandi quantità. Questo organico ha una percentuale di frazione estranea che è circa il 30%. L'attuale linea di recupero energetico non è in grado di trattare tutto questo scarto, quindi una parte viene caricata sui mezzi e portata via. Lo stesso vale per altre frazioni secche da raccolta differenziata. Lo scopo invece è quello di evitare che questi mezzi vadano a finire sulle strade, ma questi rifiuti vengano trattati all'interno dell'impianto stesso. Questo si aggiunge ad una serie di investimenti fatti da ISA Impianti per il miglioramento ambientale del territorio. L'ampliamento dei biofiltri, la nuova linea di compostaggio, il digestore anaerobico, infrastrutture essenziali per la raccolta differenziata e che adesso sono a regime generando biometano corrispondente a circa 100.000 rifornimenti annui di una media autovettura gas. Quindi per noi essere ecologisti è sapere molto bene che se in una zona produco dei rifiuti, più li allontano da quella zona, più sono soggetto a cose strane che possono capitare. Ma sicuramente vado ad impattare nell'ambiente perché lo stesso trasporto determina chiaramente un impatto ambientale, un impatto economico. Se poi dopo vado a finire in impianti obsoleti e lontani e poco controllati, le cose possono anche peggiorare.